Bentornati a tutti sul canale Senza Identità. Cominciamo benissimo. Siamo oggi su Alfred Dungeon, un gioco che già il nome mi farà intendere che per poter avanzare dovrò stare AFK, ma visto che di fatto non è una live e non devo stare permanente collegato a un gioco, penso vada bene. Questa è la schermata iniziale e, come si intuisce da ciò che sto dicendo, non ho mai giocato a questo gioco, l'ho scaricato proprio per portare un contenuto nuovo. Per quanto riguarda Guild Merchant, e come vi ho detto recentemente, il gioco sui mici li ho accannati perché il gioco dei mici è ogni volta si resetta la mappa e quindi di fatto non ha senso, non ti salvi i progressi e dopo un po' trovi sempre 2-3 mici uguali, non ho capito l'automatic come funziona, se è tipo buggato, ho fatto vabbè, sai che c'è, ti si installa. Mentre il gioco chiamato Guild Merchant si è buggato il crafting e quindi non mi faceva vedere più i vari oggetti dei personaggi da craftare ed era un po' troppo complicato. Non più piacevole, un gioco deve essere piacevole, sennò io non mi diverto, voi non ci capite una mazza e sicuramente non ve lo scaricate, o comunque sia, non è che la mia voce sia così imprescindibile per scaricare un gioco, però di sicuro non dà una buona pubblicità sul gioco stesso. Non che ce ne sia molto buona da fare, ma vabbè. Comunque, bando alle cinci allegre. Risate. Ask Dungeon. Allora, accedi con... Dobbiamo scegliere, a quanto ho capito, perché mentre provavo a fare il video, pensavo di dover accedere con il mio account, e quindi ho staccato il video, ma invece è il server. Scorpione Sagittario, Leone e Vergine. Quelli consigliati, poi sono, vabbè, i server tutti quanti, ma insomma. Scorpione Sagittario, Leone e Vergine, facciamo boh, Scorpione. Allora. Oh, bella pizza che ti ho dato. Evoco l'arma definitiva, che è? La spada di Zelda, che cos'è? Mazza? Bella come intro, dai. No, no, non saltiamo, vediamocelo sto filmato. Dubito sia in italiano, eh. Ah, un fungo curioso. Vuole essere mangiato. Ops, no, scherzavo, ah no. Mazza, pensavo tipo scherzavo, no, invece l'ha proprio attaccato. Ok. Quindi quello è il guerriero che ha combattuto contro il Nagademone Dossa. Ah, come ci vogliamo chiamare? Vabbè, per favore connettiti. Vabbè. Senza... Me l'aveva scritto. Senza id? Senza id ci chiamiamo. Confermo. Senza id. In effetti senza id è come senza identità, quindi ci sta. È automatico? Ah, ottenere ricompensa per la partecipazione. Che devo fare? Ricompensa, accesso. Conferma. Ricevi. 100... quelli che sono rubini fucsia e 50 punti VIP. Poi abbiamo un messaggio di posta. Buona giornata, ricevi 500 maschere d'acciaio, 10 maschere di... vabbè, non so che cosa sono. Ah, quindi gioca automatico, cioè gioca lui. Mi ha livellato da sotto. Questo è, penso, il boss, vabbè, il primo boss è sempre facile, quindi... Allora, ottiene ricompensa per la partecipazione. Ok. Per crescere il terzo taglio 5 volte utilizzando l'oro. Utilizzando l'oro. Allora, a destra abbiamo il mana in blu. A sinistra la vita, in rosso. Per crescere il terzo taglio usando l'oro. Che è sta cosa? Si può... Boh. Usando l'oro. Come lo faccio crescere il personaggio usando l'oro? Ah, qua, mi dice lui.
Così? Ah, un'altra, vabbè, un'altra. 5. Ricevi, hai ricevuto armi. Ok. Equipaggio trovante lo strumentazione. Ah, vabbè, il tutorial è tutto cliccato. Equipaggio automatico. Ah, ok, grazie. Aspetto è questo. Statistiche, attacco, vabbè. No, no. Scherzavo. Equipaggio e abbiamo fatto. Aumento di livello una volta dello strumento. Aumento a livello una volta dello strumento. Ah, li upgrado. Riempio automaticamente. Aumento a livello. Ah. Ok. Utilizza abilità 5 volte. Non me le usa. Una, due, tre, quattro, non che serva effettivamente, facciamo un boss, 5. Cioè, mi hai dato tanto livellato. Aumenta un livello una volta di un'abilità. Aumenta livello. Ah, i tomi servono aumentare il livello dell'abilità. Vabbè, era anche abbastanza intuitibile. Ok, ricevi. Ottienilo gratis. Ah, vabbè, qua devo vedere il video e sapete come la penso sui video. Va bene, allora, è un gioco Indel, quindi alla fine è sempre questo. Lui va in giro, ce n'è uno molto famoso di gioco Indel che porterò pure. Sapete anche di che sto parlando con questo sistema di combattimento, anche perché ha fatto talmente tanta pubblicità negli anni che non lo si può non conoscere. Un attimo che mi libero. E vado un po' avanti, chiaramente, sul gioco. Che sarà anche abbastanza ripetitivo, quindi non è che non ci aspettiamo questo grande giocone interessantissimo. Cambieranno magari le skin dei mostri, cambierà l'equipaggiamento che lui può indossare, ma alla fine è tutto quanto in automatico, vedi che mena tendenti, se vuoi usi le abilità, se no te ne freghi. Non penso di farci chiaramente una serie, penso che vi porterò un altro, spero di portarvi un altro video se non si inceppa anche questo con qualche bug, di quelli pessimi. E basta. Vabbè. Ok. Ne approfitto per dirvi che il sabato e la domenica ho deciso di portare un video soltanto per un discorso di tempo, per un discorso di avere pochi iscritti, quindi più iscritti avrò, più chiaramente. Che è successo? Ci dedicherò tempo al discorso qua. Se arriviamo mai sui 100 iscritti, magari cercherò di essere un po' più assiduo e di cominciare ad aprire Instagram e portali vari. Al momento non credo interessi a nessuno. Ringrazio per i commenti, per i like, le visualizzazioni che sono sempre ben apprezzate ed eventuali condivisioni, anche quelle ben apprezzate, chiaramente. Basta. Anche perché immagino che il rumore di lui che fa tanto, tanto, tanto con la spada vi anche abbia un po' dato fastidio abbastanza. Vi saluto e ci vediamo il giorno dopo a questo, porterò il secondo video sempre su questo qua.